Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Come avete potuto vedere, Miki è in vacanza, ma si continua. Allora, oggi dobbiamo ringraziare la Panamalar, di cui abbiamo già fatto un video sul sensore infrarossi, molto ben fatto. Ci ha contattati e ci ha inviato un prodotto. Si tratta di un sensore porta. Oggi vedremo come funziona, cosa contiene la confezione, come si installa. Ma prima di iniziare, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così rimarrete aggiornati sui prossimi video in uscita e ricordatevi di dare un'occhiata anche ai canali Instagram, sempre Tutto Tech, e Facebook Tutto Tech. Ma bando alle ciance, lanciamo la nostra sigla! Passiamo all'unboxing. Apriamo la nostra scatola. All'interno troviamo le istruzioni di configurazione, ma essendo configurabile con Smart Life, come tutti i prodotti Panamalar, dovrebbe essere assolutamente semplice. L'estensione di garanzia, il cartoncino che ci avvisa di un'estensione di ulteriori 6 mesi, come per l'altro prodotto che abbiamo già esaminato e di cui vi mettiamo la scheda. I sensori di per sé, dal buon peso, un'ottima consistenza, una buona plastica, quindi semplicemente poi, come andremo a vedere, questi due pezzi dovranno comunicare tra loro e allo sganciamento dovrebbe arrivarci una notifica, ma dopo vedremo tutto nel dettaglio. All'interno troviamo già il vano batterie, con due batterie già inserite, quindi non dobbiamo preoccuparci di acquistarle. La Panamalar riferisce dalla propria pagina che la durata delle batterie dovrebbe essere all'incirca di 16 mesi, quindi diciamo che non è che state lì ogni 3x2 a cambiarle, quindi nessun problema. Poi sempre all'interno, ultima cosa, troviamo o le viti per il fissaggio o dei comodissimi, penso che andrò ad utilizzare quelli, biadesivi. Ecco qua, ce ne sono due, se per caso doveste sbagliare, sia per il pezzo più grande, per questo, che due più piccoli per quest'altro. Bene, e ora passiamo all'installazione. Per prima cosa, come abbiamo visto, andiamo ad aprire il vano batterie posteriore e togliamo la linguetta, ecco, rimettendo la pila al suo posto se esce. A questo punto inizia a lampeggiare il simbolo del wifi rosso. Entriamo prima di tutto nell'app Smart Life. Clicchiamo il tasto in alto a destra più, sensore di protezione, e scorrendo in basso tap su sensore porta wifi. Inseriamo la nostra password del wifi, tasto avanti. Ci chiede di fare il ripristino, semplicemente andremo ad aprire lo sportello posteriore del dispositivo e terremo premuto per circa 5 secondi il tasto nero di reset, fino a quando non inizierà a lampeggiare velocemente. Clicchiamo conferma che l'indicatore LED lampeggi velocemente, tasto avanti, ed ora fa l'aggiunta del dispositivo. Ci vediamo dopo. Benissimo, aggiunto con successo. Qui possiamo già modificargli il nominativo, sensore cucina, e salviamo e gli diciamo che si trova appunto in cucina. Clicchiamo fine. Entrando nel dispositivo sensore cucina, ci ritroviamo davanti la nostra schermata dove ci indica nella parte in alto a destra la possibilità di potergli cambiare nome, un po' più in basso, sempre in alto, il simbolo della campanella che al momento non ha possibilità di cambiare, però magari c'è da fare qualcosa che adesso scopriremo. Poi in basso a sinistra la storia, la cronologia di tutti gli allarmi, quindi qui c'è chiusura e apertura, gli allarmi che vogliamo ricevere, quindi possiamo anche disabilitarli. E poi in basso a destra lo stato della batteria, che in questo momento è alto, quindi verremo anche informati, come abbiamo visto negli allarmi,
del livello della batteria. E ora passiamo sull'app Alexa e facciamogli riconoscere il dispositivo. Allora, prima di passare sull'app Alexa, andiamo a attaccare il nostro biadesivo. Quindi uno lo attacchiamo nella parte dietro del sensore più grosso. Tac, e lo andiamo a posizionare dove ci interessa. Col biadesivo, l'importante è che questa striscettina che vedete, questo scavetto, vada a combaciare e che non sia distante più di 10 mm dall'altro sensore che adesso andremo a mettere qui. Stessa cosa con il sensore più piccolo, andiamo a posizionare il biadesivo nella parte posteriore, tutto in diretta, non c'è trucco, non c'è inganno, eh? E con lo stesso metodo di prima lo andiamo ad attaccare in corrispondenza. Entriamo nell'app Alexa e vediamo un po' se è stato già riconosciuto, se ci troviamo qualcosa di nuovo o meno. Andiamo in dispositivi, in basso a destra, andiamo in tutti i dispositivi. Ok, non è presente, quindi facciamo un bel più in alto a destra, aggiungi dispositivo, altro, trova dispositivi. Ci vediamo alla fine della ricerca. Benissimo, come potete vedere ci ha trovato il sensore e quindi ora clicchiamo su configura dispositivo. Ci chiede se lo vogliamo aggiungere a un gruppo, in questo momento non ci interessa, salta, il dispositivo, sensore cucina è configurato e pronto all'uso. Fatto! Ed ora proviamo ad aprire la porta, vediamo cosa succede. Vediamo se arriva la notifica. Eccola! Come potete leggere, è lo stesso avviso che mi esce anche sul cellulare, mi segnala che il sensore è stato... La porta è stata aperta. Proviamo a richiuderla. Mi avvisa che è stata richiusa. Quindi ha un ritardo veramente minimo di circa un secondo e quindi vi potrete accorgere nell'immediato praticamente se la porta, la finestra dove viene installato il prodotto sia stata aperta o meno. Come avete potuto vedere, Panamalar uguale Smart Life uguale semplicità di installazione. Quindi nessun problema riscontrato, funziona egregiamente, quindi ancora grazie a Panamalar per averci inviato questo prodotto. E potete trovare qui sotto il link in descrizione per poterlo acquistare su Amazon direttamente. La configurazione con Alexa può essere utile nel caso in cui voleste creare magari una routine, che so io, magari la installate nella porta d'ingresso, potete dire al vostro Echo, diciamo quel nome, che all'apertura della porta, quindi al rilevamento che il sensore è aperto, di accendervi una qualsiasi luce in casa, così può essere comodo. Mi arriva suggerimento che può essere anche magari una mentalità difficile da intraprendere, da capire, però potreste anche montarlo in un cassetto, siccome si può anche mettere nella parte alta del cassetto, e all'apertura del cassetto vi arriva la notifica, magari per chi ha figli, bambini che non devono andare a sbirciare in alcuni luoghi. Vabbè, può essere un'applicazione. Ci possono essere svariate applicazioni e creazioni di routine che possono ulteriormente semplificare la vita quotidiana. Per questo video è tutto, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!